Lo scorso 11 luglio sono stati depositati due quesiti referendari da parte del Comitato Nazionale per il Referendum sulla legge elettorale. Due quesiti che sono relativi all'abrogazione dell'attuale legge elettorale, il cosiddetto Porcellum, definito dallo stesso promotore, il ministro leghista Calderoli, una porcata. Del Comitato Nazionale fanno parte diversi movimenti e partiti, tra i quali Sinistra Ecologia e Libertà. Lo scopo di questi quesiti abrogativi è relativo ovviamente a cancellare una legge che porta ad un Parlamento di nominati, in quanto non prevede la possibilità della preferenza da parte degli elettori. Quindi si tratta di togliere questo chiamiamolo scempio della democrazia e riportare la possibilità in capo agli elettori di poter scegliere con la propria preferenza i rappresentanti che andranno in Parlamento. La raccolta di firme è iniziata da circa una settimana nei comuni e durerà fino al 30 settembre e vedrà anche momenti pubblici di raccolta firme, quali iniziative e banchetti. Alcuni di questi banchetti verranno sicuramente promossi a Sinistra Ecologia e Libertà, Pordenone e Provincia per poter ridare la possibilità ai cittadini, come dicevo, di esprimere direttamente la propria preferenza e quindi non accettare più un Parlamento di nominati, un Parlamento di nominati che ovviamente devono rispondere alle scelte delle segreterie di partito esclusivamente e non al volere degli elettori. Allora, sia nell'intento dei promotori che relativamente alla giurisprudenza Corte Costituzionale rientrerebbe in vigore la precedente legge, cosiddetto Mattarellum, che prevede un sistema misto, 75% maggioritario con collegi uninominali e 25% proporzionale con un recupero proporzionale. Però l'intento principale è comunque quello di abrogare l'attuale legge, che veramente è una porcata, e poter comunque dare la possibilità al Parlamento, a referendum effettuato, di insomma, rimettere in discussione, di rielaborare una legge che comunque veda al centro la possibilità per i cittadini di esprimere la propria preferenza. Questo è un principio cardine a cui non possiamo rinunciare. Allora, è possibile rivolgersi al proprio comune di residenza sino al 30 settembre, quindi all'ufficio anagrafe sostanzialmente nei casi più comuni. E comunque dalla prossima settimana, insomma per tutto settembre, ci saranno dei banchetti promossi da diversi partiti e movimenti che fanno parte del Comitato Nazionale, tra cui, come ricordavo precedentemente, Sinistra Ecologia e Libertà. Per chi volesse delle informazioni sulle date e i luoghi, è possibile contattare sempre Sinistra Ecologia e Libertà provinciale all'indirizzo selpordenone@gmail.com oppure cercarci su Facebook al profilo Sinistra Ecologia e Libertà Pordenone. Allora, diciamo che l'intento del Comitato a livello nazionale è proprio quello di abrogare questa attuale legge e ripristinare la precedente, ma ciò non toglie che, come dicevo, il Parlamento possa ridiscutere. Ci sono diverse proposte di legge già depositate in Parlamento per una nuova legge elettorale. Sicuramente, come dicevo, il principio cardine è quello di restituire la possibilità al cittadino di esprimere la propria preferenza diretta. Per quanto ci riguarda, non abbiamo pregiudizialmente una preferenza per un sistema proporzionale o maggioritario. Ciò che riteniamo importante è che il cittadino possa esprimere la propria preferenza, quindi indicare lui stesso il rappresentante che andrà nelle istituzioni.